Ciao da Luci, oggi questa brevissima recensione doppia, quindi sarà una recensione dedicata a Merceria Italia Artisan e Fungo Label, quindi le mie amiche Erika e Francesca. Allora, vi devo dire che mi è arrivato ieri il pacco e l'altro ieri un altro pacchettino. Dai, due diversi shop e sono come sempre soddisfattissima dei miei acquisti. Quindi uno a uno ve li farò vedere e cercherò di parlarvi appunto non magari in maniera tecnica perché non sono certamente in grado di dirvi tecnicamente i filati come sono, ma proprio da profana se mi piacciono oppure no. Beh, già se ve li sto facendo vedere vuol dire che mi piacciono, perché di solito quelli che non mi piacciono non ve li faccio vedere. Comunque passiamo subito al primo filato. Eccolo qui, poteva non essere verde? Assolutamente no, lo sapete che io sono un amante del verde e con questa pelosissima cake che si chiama papataya o papatia, comunque Angora Cake. Vi dico che secondo me ho fatto centro. Allora, guardate, vi prendo un filino, è molto sottile e ben pelosa, ben ritorta, è proprio bella, 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 bella. Adesso vi do tutte le info su questa cake che io adoro. Allora, il colore è il 600. Il lotto a noi non interessa, a meno che non ne dobbiamo comprare due e dobbiamo essere sicuri che siano uguali, quindi il lotto a noi non interessa. Vi faccio vedere tutte le specifiche perché io non lo faccio mai, ma in questo caso credo di sì. Lavaggio a 30 gradi, si dice non si stira, non si centrifuga. I ferri e uncinetto indicati dal 2 al 4 e vi dico che nonostante sia un filato sottile, è normale che dica dal 2 al 4. Perché, anzi, forse per alcune mani ci vuole anche 4,5. Perché? Perché questi filati pelosi, se lavorati con uncinetti troppo piccoli, fanno uscire quell'effetto infeltrito. Quindi bisogna dare comunque spazio alla pelosità del filato. E per questo io penso che addirittura potrei usare un 4,5. Vi dico che la cake è da 200 grammi per, guardate bene, 1100 metri. 1100 metri, ragazzi, è un'infinità di filato. Io penso che quando sono così infiniti quasi mi viene paura usarli. E dice che è un 20% lana e 80% acrilico. Composizione perfetta perché voi sapete che io prediligo l'acrilico alla lana in quanto è più morbida, ma ovviamente essendo credo mohair, non vorrei dirvi una stupidaggine. No, è Angora, c'è scritto. Vabbè, ragazze, lasciate stare, voi sapete che io sono così un po' fuori di testa. Comunque è Angora, essendo Angora, ovviamente quella è la parte lanosa, quindi l'Angora non poteva essere la parte sintetica. È morbidissima, questa va da un verdino chiarissimo, poi diventa un marroncino, un verde un po' più scuro di quello interno, un verdone tipo muschio, marrone e poi ricomincia, diciamo, la parte, riprende la parte interna. Guardate, è veramente uno spettacolo questa cake e io ve la straconsiglio. Quindi papataya o papatia, secondo me è papataya comunque. Angora Cake, Merceria Italia Artisan. Secondo prodottino è qua, ragazze, proprio bello questo, è anche morbidosissimo della Yarnart. È una Merino Deluxe 50. Andiamo subito a vedere. Allora, questo il colore è il 3017. Vi dico che si lava a 40 gradi, niente centrifugo, come al solito si può stirare tranquillamente. Con mezzo chilo, qua dice che una maglia viene fuori tranquillamente. Ferri uncinetto 3,5-4, anzi no, uncinetto, i ferri 3,5-4, uncinetto dal 4 al 6. Scusate, avevo letto male. Ora vi dico che 100 grammi, quindi ogni gomitolo è da 100 grammi.
sono 280 metri, un 50% lana merino e 50% acrilico. Assolutamente la composizione perfetta, 50 e 50. Questo colore è bellissimo, io non so se si vede bene dalla videocamera, ma vi assicuro che è un colore veramente molto 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 bello. E io lo userò in associazione, credo, con un altro prodotto che sto per presentarvi. Eccolo qui, Yarn Art Mink. Allora, questo è un peloso. Li chiamo così io i filati. È un peloso, guardate che spettacolo, è veramente morbidissimo, quindi può essere usato per scaldacolli. Io addirittura l'anno scorso con un filato così peloso ci ho fatto un intero poncio, e poi se riuscirò prima della fine della stagione ve lo farò. Per ora ne ho preso una quantità piccolina, quindi lo userò sicuramente in abbinamento, penso, con questo per fare le rifiniture o manicotti, polsini, collo, insomma adesso vediamo cosa l'estro mi tira fuori. Questo colore è il 338. Le specifiche sono, allora, ferri 6-7, mentre uncinetto da 6,5-10. Io poi quando lo lavorerò vi dirò come lavorarlo, perché i filati pelosi sono particolari, vanno lavorati in un determinato modo, però vi assicuro che sono semplicissimi. Veramente molto molto bello. Questo filato penso che sia un 100% sintetico, ora non trovo infatti 100% poliamide. 50 grammi sono 75 metri, con un prezzo anche abbastanza piccolo piccolo, quindi penso che sia uno dei filati pelosetti in circolazione più economico e con più metraggio. Perché se calcolate che di solito i filati pelosetti sono da 100 grammi e si aggirano di solito attorno agli 80-90 metri, noi qua abbiamo 150 metri per 100 grammi, quindi comunque la metratura è decisamente molto 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 più ampia dei soliti pelosetti. Poi io non li conosco tutti, quindi ci può essere anche sicuramente un filato simile, analogo, però comunque questo è quanto. E dice che un'intera maglia è fatta, un'intera maglia con questo, ragazze, deve essere una cosa, per un'intera maglia bastano 400 grammi, qua mi dice. Poi ovviamente voi lo sapete che varia sempre dalla taglia, dalla mano, da un sacco di fattori. Comunque questo era lo Yarn Art Mink, che io adoro, altrimenti non ve l'avrei fatto vedere. Ora passiamo a qualcosa targato Fungo Label. Ieri mi sono arrivati, guardate, queste chicche sono veramente spettacolari. Allora, a parte le mie solite etichette, che vabbè, non rendono giustizia, perché purtroppo, vedete, si vede, insomma, la videocamera, il riflesso, si vede un po' di tutto. Comunque, guardate che belle che sono. Vediamo se le muovo, se si vede. Ecco, messo così si vede meglio perché non c'è molto riflesso. Io, il mio marchio è Lululab, e ho comprato queste con i forellini per cucirle, e questa è già senza la pellicola protettiva. Queste invece voi le vedete opache, ricordatevi sempre che quando vi arrivano non sono opache, bisogna togliere la pellicola protettiva. Ora ve la tolgo così la vedete. Queste invece, vedete, non hanno fori, e io me le sono fatte fare, quindi è possibile farle fare anche senza fori, perché se volete per esempio incollarle, quindi magari su parti di pelle, copelle, oppure incollarle anche perché non avete voglia di cucirle, o perché all'ultimo vi siete resi conto che avete già fatto tutta la borsa e cucirlo diventa una cosa un po' difficile, potete tranquillamente incollarle. Queste non hanno fori, sono praticamente così semplici, hanno l'ovale senza forellini, vedete, ve le faccio vedere tutte e due, con e senza fori, quindi sono veramente molto molto belle. E queste ovviamente le trovate da Fungo Label. Ieri poi
avevo ordinato per fare gioiellini anche questi. Adesso li apro, guardate, li apro davanti a voi per farvi vedere che sono sigillati uno ad uno, quindi la cura anche in queste cose. Guardate che bello questo, sempre personalizzato. Vediamo se riesco a farvelo vedere da vicino. Ecco qua, vedete che c'è scritto Lululab, è in metallo d'argento. Io li ho presi così sia per attaccarli alle maglie come etichetta o alle mie creazioni, sia come ciondolini perché me li hanno chiesti per gli orecchini, quindi e ci sono argento con la scritta, vedete, dorata Lululab. Poi vi faccio vedere perché ci sono anche color, vediamo qua, eccola qua, l'ho trovata, una color, aspettate perché ovviamente essendo sigillati uno a uno, devo aprirli uno a uno. Allora c'è il color canna di fucile, guardate che bello, io spero veramente, lo so che la videocamera non rende giustizia, ma sono una cosa veramente bella, vedete, canna di fucile rimane molto molto più scuro. Vedete, dopo li prendo in mano tutti e tre, ve li faccio vedere. E naturalmente, scusate, c'è la versione dorata. Anche questa ve la vado ad aprire davanti per far vedere proprio che sono sigillate una ad una, quindi comunque non vanno a toccare fra di loro. Se riesco a staccarla, ecco qua, non vanno a toccare fra di loro e quindi a graffiarsi. Vedete, questa è la versione dorata, guardate che bella, veramente dorata, ovviamente serigrafata solo da una parte, dall'altra parte è liscia con l'anellino per poterlo attaccare anche semplicemente a usato come orecchino, come gioiello, come abbellimento, invece di mettere per esempio in fondo ad un orecchino la solita perlina, potete mettere il vostro logo e quindi personalizzare ulteriormente l'orecchino. Ora io ve li metto tutti e tre vicini così li vedete tutti e tre, quindi sono, lo so che non si vedono bene i colori purtroppo dalla videocamera, sono argento, dorato e canna di fucile, sempre con serigrafia bronzo più che altro, più che oro mi sembra bronzo, veramente molto belli, e questi li trovate sempre da Fungo Label, la mia amica Erika, ovviamente insieme anche a queste bellissime placchette, e tutto da lei potete trovare queste cose, e io non posso che consigliarvele perché veramente sono molto molto belle. Quindi ora io allontano tutto, appoggio tutto, perché per i saluti ovviamente vi faccio rivedere tutto quello che vi ho presentato in questo video. Quindi riprendiamo la mia Angora Cake, il mio Ship is Wonderlust, il mio, eccolo qua, Yarn Art Mink, e sempre della Yarn Art, non ci sta ovviamente nell'inquadratura, eccolo qua, il Merino Deluxe. Con tutti questi miei bellissimi acquisti io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video che vi anticipo sarà sicuramente una borsa, perché sapete che io alterno una borsa e un cappio d'abbigliamento. È appena uscito ieri, la mia nuova maglia, quindi spero che voi accorriate a guardarla perché è veramente molto bella, sempre fatta con un filato di merceria Italia Artisan, in quel caso era la Cake Snow, che vi straconsiglio anche quella. Vi do un grosso bacio, vi aspetto sul gruppo Facebook Creando e Chiacchierando con Luci al prossimo video tutorial. Ciao ciao, a presto.